Ciao a tutti! Allora, sono appena tornato da lavoro. Come vi ho detto, no, nell'altro video, al momento sto lavorando, sto dando una mano a un mio amico al bar e quindi sono appena tornato, sono ovviamente sudato marcio perché a parte che oggi fa di nuovo caldissimo, ma poi comunque stando dietro preparando da mangiare, forni, cose varie, c'è caldissimo, quindi si suda tantissimo. E quindi il primo pensiero quando arriva a casa è assolutamente doccia, doccia, assolutamente doccia. In realtà, domenica si è rotto lo scaldabagno, quindi io sia domenica che lunedì che adesso mi dovrò fare la doccia un po' come i terremotati, no? Infatti sto, come vedete, scaldando due pentole piene d'acqua, anzi che ora sti cazzi, sarà il caso che spenga, e quindi mi dovrò fare la doccia così, ecco, insomma, questo così. Volevo rendervi partecipi della mia indignazione, del mio scazzo più che altro nel farmi la doccia in questo modo, anche perché quanto ci si potrà mai lavare? Cioè, mi do una passata veloce, mi sapono testa, ascelle, insomma, tutto quello che si può, e poi pian piano cerco di sciacquarmi. Che palle. Dunque, io ho pensato di fare questo video, ma per un motivo reale. Scusate, cambio mano perché sto tenendo lei. Ma per un motivo reale che però non mi ricordo assolutamente. Ah, sì, che sabato. No, niente, non ce la faccio tenere con questa. Che sabato mi sono visto con la Stefani, no? Abbiamo fatto anche la live mentre cenavamo e tutto quanto. Quando sono andata a prenderla, gli ho fatto uno scherzetto. L'ho spaventata, io adoro vedere le persone che si spaventano e quindi adoro spaventare le persone. E ovviamente ci ho fatto il video, quindi niente, volevo fare questo video semplicemente per farvi vedere quel mini spavento che gli ho fatto prendere. Basta, perciò è finito qui questo video. Io vi saluto, molto presto farò il tag, l'ultimo tag della Stephanie che si è inventato, fantastico, che però al momento non mi ricordo come si chiama. Come si chiama? Test del coraggio? Sì, un qualcosa del genere, poi comunque lo specificherò semmai nell'info box. E basta, vi saluto. Vi preannuncio che probabilmente molto presto mi comprerò una videocamera. Quindi riuscirò a fare video, insomma, con una qualità lievemente migliore, perché dovevo ogni volta spatasciarmi delle luci in faccia perché si vedesse qualcosa. E vabbè, niente, piccola parentesi. Godetevi lo spavento della Stefani, vi saluto, ciao! Salve.